siete d'accordo, volevo rivolgere la stessa domanda, appunto, cominciando da Maurizio Acerbo. Seguo un ordine alfabetico, poi Stefano Fassina, poi Musacchio, poi Ferrero. Se volete. Tutto, buonasera a tutti e a tutte. Sono molto contento di questa iniziativa e dell'appello uscito oggi sul manifesto, a cui ha lavorato soprattutto Roberto Musacchio, che ringrazio. Insieme a Alfonso siamo stati all'ultimo congresso della Linke, che era incentrato sulla discussione programmatica, sulla proposta programmatica con cui la Linke avrebbe affrontato e sta affrontando in questi giorni, in queste settimane, la campagna elettorale. Quello che a me ha colpito è la larga pluralità di opinioni e culture che ho potuto constatare dagli interventi, anche posizioni diciamo non coincidenti su temi importanti, ma che riuscivano a convergere su un programma comune, su un messaggio forte e unitario che è uscito dal congresso. Mi sembra che i temi su cui c'è stato più concentrazione di attenzione, poi Heinz potrà dire meglio di me, siano da un lato la questione dell'immigrazione, come approcciarla, e come un partito della sinistra che fa riferimento ai valori del socialismo possa affrontarla contrastando anche tra i ceti popolari l'avanzare della xenofobia e del razzismo. L'altro era di carattere più politico, e cioè l'atteggiamento da tenersi rispetto alla SPD. Nel senso che nei mesi che hanno preceduto la campagna, poi Heinz potrà raccontarci, si era aperto una discussione che poi si è anche chiusa prima di arrivare alla campagna stessa, perché Schulz ha confermato su per giù la medesima impostazione che aveva caratterizzato il precedente periodo di grande coalizione in Germania appunto tra il partito della Merkel e la socialdemocrazia. Da questo punto di vista a me è sembrato molto interessante quel dibattito tra le compagne e i compagni della Linke, perché in qualche maniera mi ha ricordato discussioni che abbiamo fatto anche in Italia. Mi è piaciuto molto che in uno degli interventi più applauditi si sia invitati a non fare l'errore di scambiare le proprie speranze in una grande sinistra unita che si batta per il cambiamento, quando poi non ce ne sono i presupposti e si rischia di prendere grandi cantonate. Su questo però devo dire che mi ha colpito la maniera con cui poi la Linke ha costruito una sintesi tra queste posizioni, abbastanza mi sembra convincente, prendendo atto di quelle che erano le posizioni espresse dalla SPD. Il terzo punto che mi pare avesse grande attenzione e distinzione è quello relativo appunto all'Unione Europea. Anche lì credo che per noi ci sia una lezione, perché alla fine la Linke esce come le altre forze dal congresso, come le altre forze della sinistra europea, avendo svolto un dibattito, ma sostanzialmente con un messaggio unitario, che è quello di una piattaforma sociale ed economica alternativa a quella della grande coalizione che governa la Germania e diciamolo anche l'Europa, e con un programma fortemente incentrato che parla delle condizioni di vita di milioni di tedesche e tedeschi, un programma molto puntuale che riguarda tutte le principali questioni della vita collettiva, della condizione lavorativa, dei diritti civili e sociali e anche delle questioni internazionali. E io credo che abbiamo molto da imparare dalla loro esperienza come capacità di unire tra tante contraddizioni, però le forze che effettivamente sono schierate in un campo della sinistra antiliberista. Un'ultima sottolineatura, a me ha fatto molto piacere una cosa, che tra i compagni tedeschi e compagne tedesche
siano molto vivi, forse più che da noi, i riferimenti alla storia del movimento socialista, anche nella sua pluralità. Anche nella citazione dei nomi c'erano da Bernstein appunto a Rosa Luxemburg tutte le varie anime invocate, e mi è piaciuto un forte sentimento internazionalista. Io credo che l'esperienza della sinistra europea, con tutti i suoi limiti, e noi italiani certo in questo momento siamo quelli che mettono più limiti che virtù in questa esperienza su scala continentale, però ci sia un elemento molto importante, cioè il fatto che nel paese che è al centro diciamo dell'ordine ordoliberista imposto all'Europa, ci sia una formazione di sinistra che lì in Germania, nel cuore dell'egemonia della Merkel, della forza della principale potenza economica e politica del continente, avere un partito politico che si fa carico pubblicamente degli effetti che le politiche che il proprio governo dispiega sugli altri paesi del continente europeo e soprattutto del sud nella loro devastazione, e ha il coraggio di combatterle apertamente e di criticarle, io penso che sia un pezzo di importante di ricostruzione di un movimento socialista su scala continentale in Europa. Il fatto che dal Portogallo alla Grecia, alla Spagna, all'Italia, alla Germania si dicano le stesse cose, si porti avanti un'altra idea di Europa, è una cosa di cui dobbiamo andare molto fieri e di cui dobbiamo ringraziare i compagni e le compagne della Linke.